ripresa dell'attività legislativa. Visita dell'ufficio di presidenza al cantiere TAV. Piffetti e Banista Reale. 7 giorni in consiglio. Con le riunioni delle commissioni permanenti, la quinta ambiente il giorno 9, la sesta cultura l'11 e la quarta sanità il 12, è ripresa l'attività legislativa dell'Assemblea. La conferenza dei capigruppo ha definito l'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale, convocata per il 17 settembre. In primo piano. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha visitato a Chiomonte il cantiere per la costruzione del tunnel della TAV Torino-Lione. La delegazione dell'Assemblea ha riscontrato come l'attività del cantiere proceda regolarmente ed ha rivolto la sua attenzione soprattutto verso i sistemi di protezione per evitare intrusioni e sfondamenti. Il Consiglio regionale è fermamente presente qui in questo cantiere perché vuole, anche con una visita istituzionale, rafforzare e riaffermare i sentimenti di vicinanza e di solidarietà a chi qui lavora, tecnici, operai, imprese, e alle forze dell'ordine che contrastano i fenomeni eversivi di terrorismo, di mafia e tutto quanto è inaccettabile come protesta incivile. E abbiamo voluto quindi anche riaffermare con una presenza fisica quello che abbiamo più volte affermato a grande maggioranza, addirittura all'unanimità, con atti di indirizzo e con mozioni del Consiglio regionale. La visita si è conclusa alla parte già aperta del tunnel e con l'incontro con i tecnici responsabili. Quello che mi sembra essenziale è ribadire questo senso di fronte a chi vorrebbe creare situazioni di emergenza e che fa di tutto per rendere impossibile i lavori, che i lavori proseguono, che le maestranze sono determinate e che le istituzioni sono vicine alle maestranze, alle imprese e alle popolazioni che non accettano l'uso della violenza. Quindi questo, nonostante tutto quello che accade, è un messaggio di normalità. In sesta commissione, presidente Michele Marinello, l'assessore alla cultura Michele Coppola ha fatto il punto sulla situazione al Museo di Scienze Naturali dopo lo scoppio del 3 agosto, rassicurando sul prosieguo dell'attività in attesa della riapertura. Dopo un breve dibattito, sono stati decisi incontri informali sulla delibera per i contributi alla cultura, prima della seduta della prossima settimana, nella quale si dovrebbe licenziare il documento.